Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Dopo il dramma regalato durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono riappacificati. Durante una loro chiacchierata nel cortiletto della casa di Cinecittà, il volto di Forum ha attaccato pesantemente Sonia Bruganelli che lunedì scorso si era scagliata contro di lui prendendo le difese della fidanzata. Sonia deve dire cose sensate. Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata, ha sentenziato Edoardo Donnamaria, dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio, te lo dico io. Infatti, siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso. Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè, non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate. Antonella l'ha subito bacchettato, non si dice. Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d'animo. Lei è una donna molto intelligente. Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso? Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti e non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace. Come reagirà Sonia Bruganelli alle parole di Edoardo Donnamaria? Durante la 30ª puntata del reality di Canale 5, l'opinionista aveva letteralmente massacrato il concorrente accusandolo di essere privo di personalità e di brillare di luce riflessa. Cosa ha detto l'opinionista in puntata? Io credo che tu non sia assolutamente innamorato di lei. Sono certa che tu non lo sia, aveva sentenziato la moglie di Paolo Bonolis, Edoardo, stai attento non solo a quello che dici ma a quello che fai perché quello che fai si vede. Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa perché tu hai attirato l'attenzione e le luci su di te stando accanto a lei. Perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa dentro quella casa e nessun tipo di personalità. Con Antonella hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce. Poi hai tutti i difetti di questo mondo ma hai una luce. Antonella, se vuoi un consiglio, vai da sola per la tua strada perché chi c'ha la luce può solamente rischiare che trovi uno che gliela spenga. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.